Pescaiola, quando scende in strada, il popolo di Pescaiola quando scende in strada ci mette la passione, il cuore, e tutti gli anni, e quest'anno di nuovo, come al solito sarà una giornata meravigliosa, fantastica, di gioia, di divertimento, e chi più ne ha che più ne metta. Quinto compleanno ad Arezzo per Pescaiola da vivere, la festa di strada che sabato 11 giugno spegnerà appunto le sue candeline sotto il cielo stellato fra musica, spettacoli, gastronomia, shopping, giochi e tante altre iniziative. Si comincia alle 17 fino alla mezzanotte lungo l'asse di via Alessandro Dal Borro, largo Primo Maggio e via Benedetto Croce. Abbiamo deciso di chiudere un chilometro di strada completamente dallo svincolo di via Uguccione La Fagiola fino alle scuole. È un chilometro di divertimento dove ci si troverà ballo, giochi per i piccoli, per i grandi, anche da mangiare, è importante, vari tipi di stand di divertimento. Usciremo tutti in strada, tutta la popolazione aspetta altro che uscire in strada, mettersi in mostra agli occhi della città, mettere in mostra le cose più belle che può offrire, e vediamo che il tempo anche ci sorregga, perché è importante, in questi giorni non è stato poi magnanimo. Speriamo che sabato sia con noi. Questa iniziativa in questo caso si intitola Aspettando l'estate, anche perché effettivamente questa estate stenta ad arrivare, ma noi siamo andati a scoprirla all'interno dei negozi della zona di Pescaiola, dove l'estate è già scoppiata. Sì, la vedrete anche nelle vetrine, perché per l'occasione della festa verrà un vetrinista molto, molto bravo, che farà delle vetrine molto particolari, con la collezione nuova mare. Per l'occasione, sulle nuove collezioni, sia il mare che corsetteria, pigiameria, per quel giorno lì faremo dei prezzi speciali, insomma. I commercianti sono pronti ad accogliere l'estate, intanto incassano i complimenti di Comune di Arezzo e Camera di Commercio. Sono attività molto importanti, perché riescono comunque a portare gente anche in quelle zone un pochino più lontane dal centro storico, che ovviamente è più complicato poi da poter animare, quindi sono interessanti. Tra l'altro la cosa particolare è che sono delle strade che spesso percorriamo in macchina, invece facendole la sera a piedi con molta calma ci si rende conto anche di attività commerciali che magari spesso ci sfuggono. Quindi ringrazio le associazioni per lavorare anche un po' sulle periferie, sulle strade un pochino più lontane dal centro storico, credo che sia molto importante. Io devo dare atto all'associazione commercianti di aver, come dire, animato anche questi quartieri un pochino più periferici, e devo ringraziare i commercianti, gli esercenti, perché non solo si danno da fare per animare la rete distributiva, ma anche perché svolgono un'azione di presidio sociale, di presidio di vivibilità di questi quartieri, che in questo momento storico è fondamentale. Quindi veramente un grazie di cuore ai commercianti, un grazie all'associazione commercianti per aver ideato, organizzato, realizzato questo tipo di iniziativa. Avete avuto i complimenti della Camera di Commercio, perché insomma essere un commerciante oggi è davvero quasi essere un po' una frontiera, sì, no? Di questa, sì, piccola, sì, guerra, sì, che tutti stiamo combattendo. Sì, è cambiato molto anche, ecco, il tipo di vendita. Prima, ti parlo degli anni 80-90, fa conto che se te entravi e volevi una scarpa verde uscivi anche con una scarpa rossa, per dire. Ora se una persona vuole quella e basta. Perciò è anche difficile per noi accontentarlo tante volte, capito? Però sopravvivere 55 anni vuol dire che vi siete adeguati al cambiamento dei costumi, certo, dei clienti, certo, del mondo. Bisogna fare così, se no se finisce subito. Allora, facciamo la danza dell'estate, c'è rimasto da fare quella. Se funziona la faccio subito.